Buongiorno ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, è tutto gratis. Mi raccomando, è importante, vogliamo arrivare a 10.000 iscritti. La rimetto, calmati, calmati, calmati. Per chi volesse poi partecipare in chat, anche qui non c'è nulla a pagamento. Non si paga nulla per parlare con me e con i ragazzi, è tutto gratis. Non ti servono abbonamenti. Non devi comprare 100 euro di prodotti tipici del loro paese. Qui puoi venire tranquillamente a fare due chiacchiere con noi. Scansiona il code ed entra in chat se ti va. Se non ti va, è uguale. Amici, come prima, Gravina che dice che va tutelato un brand straordinario come la Juventus. Io a Gravina vorrei chiedere come ha fatto la Juventus a iscriversi al campionato. E sempre a Gravina gli chiederei: ascolta Gravina, me lo fai avere il cellulare della professoressa di Suarez? Perché c'ho un mio amico che vorrebbe prendere una laurea, ma siccome lavora non ha voglia di fare le scuole serali. Quindi me lo fai avere il cellulare della professoressa di Suarez, Gravina? Ma di cosa stiamo ragionando qui? Siete i primi voi tutelati e non dovreste più esistere. Voi dovreste essere stati irradiati da 20 anni. E venite a fare le pulci all'Inter, Grand Tower, di qua, Grand Tower, indagini su Grand Tower, il bilancio di Grand Tower l'ha controllato chi lo doveva controllare e chi ha rilasciato la certificazione per l'iscrizione dell'Inter. È inutile che rompete i coglioni. Avete speso 200 milioni per arrivare a 30 punti, nonostante nel girone di andata non vi abbiano dato un rigore contro con un pugile come marcatore centrale che è Gatti. Ma di cosa cazzo ragioni te? Di cosa ragioni? Va tutelato il brand, l'hanno detto a te, non a me. Va tutelato il brand, l'hanno detto a te, non a me. Va tutelato il brand, il capo l'ha detto a te, non a me. Perché un giocatore squalificato per doping e un altro per calcio scommesse quest'anno e tu ce l'ha te e un ce l'ho io. Tu ce l'ha te e un ce l'ho io. Tu ce l'ha te. Ci siamo capiti o no? Iscriviamoci al canale, che l'è gratis. Ora mi cazzo stamani. Magari rompere gli a noi. Il capo ha detto di tutelare te, non noi. Capito? Il capo ha tutelato te fino a prova contraria. Ce l'hai te due squalificati per doping e calcio scommesse. Dove sono le penalizzazioni? Ma di cosa ragioni? Posta il fiasco della grappa, fidati. C'è una cosa che mi sta facendo girare i coglioni, va bene? La devo dire, non me ne frega nulla, oltre a questa, che sono tutte le critiche ingiuste a Thuram, che stanno piovendo da tanti tifosi dell'Inter. Ognuno è liberissimo di farlo, ognuno vede il calcio alla propria maniera, ma ragazzi, ora perché per 2 mesi non sto offrendo le prestazioni mostre che aveva offerto fino a poco tempo fa, lo vogliamo criticare. Cioè, quando è arrivato Thuram, quasi tutti non erano per nulla esaltati di questo acquisto, cioè molti addirittura erano anche contrariati, soprattutto quando lui ha fatto le prime due o tre partite. Io dissi: stai calmo, dagli 10 partite a questo ragazzo. Poi ha zittito tutti gli scettici. Ora tutti come bravo Thuram, però Thuram sono 2 mesi che non segna e ora sono ripartite le critiche a Thuram. Per valutare un giocatore, ascolta cosa ti dico. Non voglio fare il professore, però abbi l'umiltà di ascoltare, perché quando tutti lo criticavano, io dicevo diamo 10 partite a Thuram, Thuram ha zittito tutti. Quindi cosa vuol dire? Se non ho la sfera di cristallo, ci mancherebbe, ma vuol dire se dico certe cose mi devi ascoltare. Per valutare un giocatore devi fare uno scanning tecnico-tattico, innanzitutto. Devi aprire le potenzialità del giocatore e fino a quanto puoi spingere con quell'atleta lì. Puoi spingere dai gesti atletici che ti può fare o dall'utilizzo. Io ti ho sempre detto che Thuram è un giocatore che soffre l'overutilizzo. La prima volta te l'ho detto 4 mesi fa quando ancora andava a palla. Non te l'ho detto ora che ha avuto un rallentamento in termini di prestazioni. Te l'ho detto 4 mesi fa. C'è il video dove ti dico occhio perché è un giocatore che soffre l'overutilizzo. Quindi la gente si aspetta, nonostante lui abbia fatto gol e assist come primo anno
ha fatto 10 gol e 15 assist, quanti ne ha fatti, ha dei numeri stratosferici. La gente si aspettava uno da 50 gol, anche se lui in fondo alla stagione, tra quelli che fa e tra gli assist, 50 gol non te li fa fare, ma te ne fa una trentina. Quindi, siccome lui parte da, te lo spiego io com'è questo giocatore, in maniera che tu non gli rompa più i coglioni, siccome lui parte da attaccante esterno, attacca. Lui nasce attaccante esterno, quindi quando lui attacca la porta, la attacca da attaccante esterno, non da attaccante centrale, come poteva essere Icardi, per esempio, o Vieri. Ha una visione periferica totalmente diversa dall'attaccante centrale, anche se sta lavorando tanto sui movimenti. Quando poi lui, essendo un attaccante esterno che sta lavorando per fare l'attaccante centrale, quando poi si trova uno spazio libero per tirare e impiega tanto tempo ed è lì che deve migliorare. Nella velocità di realizzazione del tiro è lì che deve migliorare. Mentre una prima punta, uno che nasce prima punta, uno un puntero, chiamalo come ti pare, appena lo spazio non è che lo vede, lo spazio lo annusa. Prima gli arrivi la palla, già visto lo spazio e ti tira in porta. Turam queste cose non ce l'ha, ma non ce l'ha perché non è una punta centrale. Ci siamo capiti o no? Non voglio fare il professore, io sono un tifoso da poltrona come te. Però queste cose qui bisogna. Cioè, se vogliamo essere onesti, ragazzi, con i nostri giocatori, queste cose qui bisogna riconoscerle. La prima punta, appena annusa lo spazio, lo vede e tira subito con molta più velocità. A Thuram serve più tempo perché ha una visione periferica totalmente diversa da una punta centrale. Ci siamo capiti o no? Si chiama vista periferica, che Turam, la vista periferica, ti fa un esempio, che ha Turam, che ha Icardi, prendiamo Icardi, Vieri, questi centravanti, non ce l'ha Turam, non è un 9 puro, non ti farà mai 40 gol, ma quanti te ne ha fatti e quanti te ne fa fare in fondo all'anno? La densità che fa centrocampo, il suo influire nel sistema del gioco. Il suo saper fare densità a centrocampo. L'Inter gioca bene anche grazie a Thuram, per quello che fa lui durante i 90 minuti, destra, sinistra, nel centro, prima punta, seconda punta, ma di cosa ragioni? Il salvataggio di Gatti. Il sabotaggio di Gatti, no, dove Gatti Inter Juventus, dove Gatti gli leva la palla davanti a porta. Lui, ecco, inerente alla vista periferica, sì, era quello di Gatti. Per quanto riguarda la vista periferica, lui lì sbaglia perché non è un 9 puro, non è un grande recupero di Gatti. Ti dico la verità, lui lì sbaglia perché doveva anticipare il difensore andando sul primo, non sul secondo, e si doveva spostare la palla sull'altro piede e avrebbe fatto gol. Te lo dico. Pur adorando questo giocatore, un 9 puro, lì fa gol. Il recupero di Gatti in Inter Juventus, sto dicendo, eh. Il recupero di Gatti. Tra l'altro, poi è anche uno che quando parte è velocissimo, però lo spalla a spalla lo soffre perché è longilineo, anche fisicamente si dovrebbe irrobustire un po'. Non è Adriano, però ragazzi, cioè, risente molto dell'overutilizzo, te l'ho detto, ti sto dicendo i pregi e i difetti di questo giocatore, ma come per quello riguarda il primo anno di questo giocatore, lo vogliamo davvero criticare? Allora io ti dico, Lautaro, Thuram, Lautaro, scusami, insieme sono perfetti, ma sono due attaccanti e per fare gol devono spendere tanto, anche per un discorso di vista periferia che hanno tutti e due, perché non sono due killer d'area. Lautaro è uno che segna tanto, ma per segnare tanto deve lavorare tanto, non è quell'attaccante che si trova sempre nel punto giusto al momento giusto. Lautaro fa gol di qualità e di quantità, quindi sono tutti e due attaccanti e si spendono molto anche per le proprie caratteristiche. Capisci? Anche per l'amor di Dio, anche per quello che chiedi all'allenatore, tutto quello che ti pare. Ma davanti non sono due, ti fanno i gol sporchi, difficile, capito? Motivo per cui avendo Lautaro e Thuram ti serve un 9 che sappia fare gol sporchi e che li possa far riposare. E quello ti ho sempre detto, capito? Però c'è una cosa che la gente secondo me sottovaluta, che Thuram può avere ancora un bel percorso di crescita, può alzare ancora il livello.
quello lì di cui bisogna, secondo me, tener conto. Poi, ragazzi, lo volete criticare? Criticatelo, ma trovamelo uno che il primo anno ha avuto questi numeri all'Inter, portando anche comunque, cioè, lo scudetto, ragazzi. Cioè, l'Inter vince lo scudetto anche grazie alle grandissime prestazioni di Thuram. Cioè, non è che quest'anno è arrivato e è stato un oggetto estraneo. Cioè, questo insieme a Lautaro ha tirato la carretta tutto l'anno. Ma di cosa stai ragionando? Voglio capire io. Ciao, Inter.